Io ho cominciato, per la verità, il mio lavoro in maniera molto problematica, perché il mio primo film è presentato a Venezia, parlo di Tirapiccione, e ebbe una vita difficile, francamente. Il tema non era molto digeribile, evidentemente, all'epoca, oggi è altamente riabilitato il film. Però, insomma, ebbe un po'. Io uscii molto amareggiato da questa avventura. Sembrava che non avessero capito, o non volevano capire, o non era l'epoca per capire la storia di un ragazzo che è nato e cresciuto in una scuola, in una famiglia fascista, si arruolava nella Repubblica Sociale e solo attraverso questa dura esperienza capiva che la patria era dall'altra parte e non dalla sua. E non era evidentemente, era il primo film di quel genere, come sempre chi va avanti per primo, c'è uno col bastone che gli dà una legnata, l'ho presa. Più tardi uscirà Il Volta Gabbana di Laiolo, il libro, poi La Complicienne, poi altri film che narrano lo stesso tema ma accolti con molto più affetto. Subito dopo feci una bella grinta che invece ebbe un grande successo di pubblico, ma costò 7 milioni a Copercampione all'epoca. Eravamo in sette, appunto, di troupe e a Bologna. E andò al Festival di Berlino, ebbe riconoscimenti, ma nessuna fortuna col pubblico. Quindi mi trovavo, da una parte avrei avuto non buone critiche e buon pubblico, dall'altra parte buone critiche e non pubblico. Ho detto, non è il mio mestiere, probabilmente. Però, accadde che incontrai una signora che oggi è mio collaboratore alla regia, anche mia moglie, Vera Pescarolo Montaldo, che mi dette una mano, proprio dico la verità. Mi dette fiducia, mi ridette la voglia di lavorare. E quindi dovevo dimostrare che conoscevo la macchina, perché altrimenti. E quindi ho fatto due film, diciamo, quelli che vengono chiamati normalmente commerciali, bisognava farli commerciali, altrimenti. E mi venne offerto di fare un film con Edgar G. Robinson e Janet Leigh, la mitica attrice di Psycho, del grande regista. E devo dire, e con Edgar G. Robinson, che era un uomo adorabile, e poi Kinski, la prima volta in Italia, temibile, bizzarro personaggio, ed era un film, un rififì a Rio de Janeiro. Ma Rio de Janeiro, poi girato anche in America, e poi delle parti girate in Italia in teatro, ricostruito, eccetera. E un rififì durante il carnevale di Rio, una cosa bizzarra, una buona sceneggiatura. Il film andò bene. Io ricordo che una volta era uscito il film al Super Cinema allora, e sono andato a vedere, alla sera, appunto con Vera, siamo andati a vedere se il pubblico entrava, e c'era un casino di macchine. E allora lì al posteggiatore ho detto, come mai tutta sta gente? Ah, dottore, sono tutti dentro, stanno a ammazzare. Allora gli detti una mancia molto forte, ringraziando, questo si avrà chiesto se era un pazzo che era passato da quelle parti, solo per la notizia, che era buona. Infatti il film andò bene, non solo in Italia, ma anche in America, col titolo Grand Slam. E andò bene, poi anche i passaggi televisivi sono stati molto gratificanti. Allora mi venne proposto un altro film, questa volta con un cast importante. C'era Cassavetes, mitico, John Cassavetes, Peter Falk, sempre accanto a lui in molte imprese, Gena Roland, una grandissima attrice, fantastica amica, e poi gli italiani, Ferzetti, poi c'era Salvo Randone ed altri. Un'impresa che aveva insomma una struttura bella, solida, una sceneggiatura approvata anche dagli americani, senza neanche il desiderio di un loro intervento, anche perché avevo un produttore molto forte, fiero e gagliardo, Arrigo Colombo, che era andato via dall'Italia per questioni razziali nel 1988, era andato in America, e quindi mi piaceva lo spettacolo già da ragazzo. Ed è entrato nel mondo dello spettacolo americano già, tanto che poi scopersi
gli americani erano così convinti di vincere la guerra che doppiavano già i film nel 1943-44, li doppiavano in italiano, e lui doppiava Peter Lorre in America. Io poi l'ho sentito, ma sei tu? Ero stravolto, e se la cavava anche. Allora lui conosceva bene la macchina americana, quindi difese il film, e difendendo il film difese me. E l'incontro con Cassavetes, che avevo conosciuto un paio d'anni prima, così un po' velocemente, ma ammirandolo per quello che era sul New Cinema newyorkese, insomma, questo possente autore indipendente, io sapevo in realtà che lui faceva l'attore nei film per finanziare i suoi film. Quindi non era proprio la sua vocazione mettersi al servizio degli altri, di un altro regista. E la prima settimana non fu facile. Perché? Perché io avvertivo questo occhio, insomma, normalmente un attore è nel suo roulotto, nel suo camerino, dove è, oppure sei lì che chiacchiera, poi viene e chiama. E lui era sempre un po' intorno. Ah, hai cambiato obiettivo, sì. Metti un carrello, sì. E poi dico, senti, ma facciamo una cosa, o ti nomino aiuto regista, o mi nomini aiuto regista, ma qua qualcosa non funziona. E allora dopo un momento abbastanza, un venerdì pomeriggio abbastanza pesante, diventammo molto amici. Da quel lunedì tutto andò meraviglioso, mi abbracciavo. La verità è che lui non solo era un bravo attore, è stato sempre un bravo attore, è che era un bravo regista. E quindi era anche un modo, come dire, inevitabile, vedendo la macchina presa ci stava vicino, poi per servizio, però ci stava attorno e guardava, poi guardava come lavoravano i nostri macchinisti, i nostri elettricisti. Qui questo era molto affascinato, questo sì, se può fa, ecco, una cosa, una volta su questo se può fa abbiamo chiacchierato. Dico, è un modo di dire dei nostri, cioè dice, bisogna fare un muro così, una casa, domani mattina. E questo se può fare, lui era stravolto, perché evidentemente nel suo cinema sì, ma quando ha fatto l'altro cinema americano no, non è che se può fare, non è vero, cioè ci vuole i tempi ben noti di un cinema strutturato diversamente da questa nostra meravigliosa avventura del cinema, questi nostri tecnici che sono anche, come dire, incredibilmente bravi. Lo sanno, tra gli americani quando vengono qua a lavorare a Cinecittà o intorno, vanno via sempre stupiti del se può fa. In realtà quando si girano i film, soprattutto un po' rubati, come capita quando si ha un budget non all'altezza della situazione, e neanche in questo caso, pur girando negli Stati Uniti, a Los Angeles, a San Francisco, a Las Vegas, avevamo le risorse che hanno normalmente le grandi produzioni americane. Io mi ricordo, non dimenticherò mai che mentre noi giravamo un inseguimento per le strade di San Francisco, poi nel porto, eccetera, con due macchine della Hertz da noleggio, lui davanti, noi dietro, e passavamo per quei due giorni, ma poi in seguito passavo in una zona dove giravano Bullet e c'era l'esplosione, doveva essere l'esplosione di un distributore di benzina. E io l'ho trovato lì per un mese e mezzo, erano sempre lì a trafficare, noi avevamo già finito il film. Cioè queste differenze, alla fine, insomma, fuori di un po' di allegria e malinconia. Insomma, da una parte c'è la nostra follia meravigliosa, che con due macchine da Hertz ti inventi senza il permesso di nessuno, senza il permesso della polizia, senza nessuno. E in questo, ecco, in questo, lui, John era magico, perché era proprio il cinema che gli piaceva, è il suo. Cioè, adesso lo faccio, non ti bisogna dire niente a nessuno, se no. E anche con lo Unions che martellavano, insomma, lì ci sono, si prendi le macchine di produzione, arriva una station wagon, ma più di quattro non puoi salire, ma ce ne sarebbero sei, no, questo è. E allora lui diceva no, bisogna stare, e ci difendeva dall'ingordigia. E in questo tornava il regista dei suoi film. Quindi un grande alleato poi alla fine, molto simpatico, sotto questo profilo fantastico, generoso,
sempre presente, mai divo. Allora io sono andato da solo a Las Vegas, da solo, a chiedere al direttore del SAND, un signore che sembrava, camminava come sui enorme, con le guardie del corpo, e gli ho detto: "My name is Giuliano Montaldo, Italian Movie", ti capisco, parla pure italiano. Eccomi qua, caro signor Martine. Signor Martino, questo erano 122 pagine, questo è il mio script, lui l'ha rotolato e faccio: "Chisto, te lo metto un culo". E come esordio non era male, cioè gli ho detto: "Scusi, signor Martino, please, no, tu mi dici questo script è shooting un'altra cosa, non è buono, qua non si ruba, un gambling qua è buono. Se tu dici che qua si ruba, io ti piglio la pelle o culo", un'altra volta sempre gli andava, "e ti sbatto fuori da dove vado, tu e tutta l'equipe tua. Shooting no problem". Shooting no problem. Effettivamente però c'era sempre uno che guardava cosa facevamo. Ecco, questo di andare per esempio da solo, io come regista, a chiedere un permesso, credo che nella cinematografia del mastodonte americano delle major non sia mai accaduto al mondo che un regista va da solo a chiedere al direttore del SAND, che è una specie di dove il rumore delle slot ti manda al manicomio, di chiedere di girare col rischio di trovarsi una sceneggiatura dove non è gradito. Questo la dice lunga sul rapporto delle nostre avventure, che sono veramente sempre borderline, la dico, e poi delle sorprese clamorose, perché se noi in Italia, appunto qua poi c'è la differenza, dobbiamo girare in un carcere, la domanda, non so dove, ma credo ministero, poi le carceri, direzione generale, eccetera, eccetera, credo che abbia un iter serio. Io avevo questo direttore di produzione, chiamato Pennellone, era molto alto, poi sposerà la signorina Hilton e diventerà il produttore del Padrino 1, 2, 3. Lui, molto simpatico, però era sempre sbracato sul letto con i telefoni della sua stanza d'albergo. Dicevo: "Gio, guarda che noi dobbiamo girare lunedì nel carcere San Quintino, ce l'hai permesso?" "No problem, Giuliano, fai, no problem." Mercoledì San Quintino, "no, però al sabato", dico, "c'è il permesso a San Quintino?" "C'erano." "No, ma shooting, no problem." Con l'ansia partiamo, andiamo fuori del carcere di San Quintino, lui entra dentro, dopo un po' entriamo tutti, un grande specie di aula magna, ci ha ricevuto il direttore e gli ha detto: "Adesso entra il regista, sceglie, quelli che si vogliono si offrono, $50 ognuno, poi se vuol girare dentro una cella sono $150, e se quello dirà sì, gliela do". E abbiamo scelto, siamo entrati alle 8, alle 10 c'è un motore. Ma anni duri anche di presunti grandi cambiamenti, li ho vissuti intensamente. Ho partecipato a quelle anche occupazioni, cose eccetera, tanti dibattiti, tante cose. Nel frattempo io avevo già in mente di preparare Sacco e Vanzetti, credo di aver risposto con Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, L'Agnese va a morire, Got Me Tunes, Gli occhiali d'oro, aver risposto alla politica. Al suo tempo, quando mi hanno abbassato la bandierina per farlo, io per fare un mio film mio, non del mercato, ci ho sempre messo 3 anni, 3 anni e mezzo, qualche volta arrivandoci con la bava alla bocca. E Gli Intoccabili è uno dei primi film che va dentro al problema della mafia così duramente, poi uscirà fuori Il Padrino, uscirà fuori Il Padrino 1, 2, 3, uscirà fuori tutto quello che sappiamo, compreso Intouchables, quel magnifico film con quel cast memorabile, ma quello è uno dei primi.
E quindi, come sempre, il primo mi viene da ridere, no? Vai avanti a te che mi viene da ridere. E quando fai il primo, c'hai i problemi appunto di crescita anche dell'intrigo. No one knew better than McCain, better McCain.